Ciro Silvestri, rappresentante di Libera Scelta Campania, questa mattina a Piazza San Pasquale Napoli, giornata mondiale per la tutela dei diritti e soprattutto della libertà. Bene, siamo qua oggi con la nostra associazione a sostenere questa importante e significativa manifestazione per riprenderci i nostri diritti, soprattutto quello di difesa della libertà. Con la nostra associazione abbiamo voluto testimoniare vicinanza a questo movimento che in tutte le piazze del mondo oggi sta manifestando e per mettere fine a questa sorta di dittatura sanitaria che è stata messa su e che sicuramente sta penalizzando in maniera assurda sia i diritti elementari, insomma basi, come la libertà anche di protestare, come quello della salute e come quello della scuola. Quindi siamo qui a dimostrare la nostra vicinanza a chiunque abbia a cuore queste battaglie di civiltà. Allora, nonostante i manifestanti siano a regolare distanza di un metro l'uno dall'altro, la polizia, come potete vedere dalle immagini, sta sanzionando tutte le persone senza mascherina. Siamo tutti, come vedete, nelle giuste distanze, come lei può filmare. Sono qua oggi in rappresentanza perché ho dei mandati e ho la possibilità di intervenire col codice Ateco nella consulenza dei miei qui clienti, e sono persone mamme, no dad, può vederli, ve lo possono anche dichiarare, e siamo qui per cercare di convogliare l'attività che stiamo facendo a livello legale, codice Ateco 69, ripeto, per la rappresentazione delle no dad in procure nelle attività di legge che dobbiamo fare. Avvocato Beniamino Esposito, buongiorno, anche lei stamattina qua in rappresentanza dei diritti e la tutela delle mamme e soprattutto anche dei bambini e della scuola. Allora, buongiorno, colgo l'occasione per riprendere quello che stiamo facendo da un pochino di tempo, dalla prima ordinanza 79 della Regione Campania, che prevedeva la chiusura della didattica delle scuole, quindi con la didattica a distanza. Allora, noi siamo stati partecipi con alcune mamme di una denuncia fatta alla Procura di Napoli per la scuola in presenza, perché praticamente per noi quell'ordinanza che faceva? Andava a chiudere con dei parametri non ancora del tutto certificati, anche con richieste che abbiamo fatto per avere i numeri esatti di quello che era il problema della pandemia in quel momento storico, parliamo di ottobre 2020, in cui vedevamo compartecipe la Regione Piemonte, che aveva dei dati dalla Nanci che sono stati pubblicati, che aveva dei dati spaventosi rispetto alla Campania in piena zona rossa, e non facevano ugualmente la chiusura così drastica come l'hanno fatto in Campania con l'ordinanza, ripeto, 79. Allora, questa cosa, al di là della probabile o meno illegittimità che va valutata nelle dovute sedi, come si sono oggi le udienze in corso, andava non solo a ledere quello che è il diritto all'istruzione, che qualcuno può dire che è prioritario rispetto al diritto alla salute, ma indirettamente ledeva e lede da genitore, prima che da avvocato, anche lo stesso diritto alla salute, perché noi siamo in collegamento con più di uno psicologo che ieri mi ha rimasto uno dei tanti sconcertato del fatto che un bambino, non faccio chiaramente nomi per privacy, addirittura ha preso il portatile, l'ha sbattuto a terra e si è cercato di lanciare dalla finestra. Questo psicologo attualmente sta lavorando con un percorso con questa famiglia, che mi dispiace tantissimo, perché magari questi sono casi estremi, ma certamente ci sono medici, psichiatri del Bambin Gesù di Roma che stanno già certificando che esponenzialmente i casi di suicidio e i casi comunque di asocialità di questi nostri piccoli, perché io lotto soprattutto per mio figlio di 10 anni, noti comunque delle disfunzioni, delle problematiche rappresentate dagli stessi modi di parlare, di interporsi, interfacciarsi, diversi rispetto a quanto prima frequentavano gli amichetti. Questo è quanto. Quindi noi andremo avanti con questa battaglia e procederemo in tutti i modi anche con altre attività. Gabriele, 10 anni, che è in DAD. Qui c'è Andrea. Tra poco io esco. Porto con me solo Andrea e loro restano qui, diciamo da soli. Ho mia madre che abita a fianco. La DAD non è uguale per tutti. È inutile che i governatori, il capo dello Stato, dice che sostituisce la scuola. Non è così per niente, soprattutto per i bambini dell'infanzia e soprattutto per bambini che già di per sé
hanno problemi di apprendimento, come Gabriele. Gabriele è dislessico ed è un bambino che non riesce a stare fermo per tanto tempo. Oltretutto lui ha bisogno del contatto visivo per capire, anche quando io gli parlo, lui deve guardare le mie labbra, altrimenti non riesce a percepire bene se gli faccio un discorso. Quindi vi lascio immaginare, in DAD praticamente non capisce nulla. Lui o sta davanti al computer, al telefono, o davanti a un muro per 3 ore, è uguale. Questi sono i pochi disagi della DAD, non lo so. So che però così non si può andare avanti, perché finché è stata per sostituire la scuola un mese, 2 mesi, forse poteva essere anche accettata, ma è un anno che stiamo così. Adesso siamo stanchi. Importante di manifestazione, ma anche di dissenso popolare. Finalmente qualcosa si sta muovendo. Qualcosa si muove da molto tempo, in effetti è un movimento di risposta a un certo tipo di politiche liberticide ed economicamente suicide per tutta la nazione. E stiamo vivendo una transizione epocale nella storia dell'umanità, se ne parlerà per secoli nei libri di storia, e le persone che ancora non lo hanno capito sono quelle che stanno ancora cercando le armi di distruzione di massa in Iraq. Non si rendono conto che siamo governati da una cricca di delinquenti, che Hitler a confronto non è nessuno, perché stanno uccidendo molte più persone con i loro metodi economici e militari di quante non ne ha uccise un dichiarato dittatore nazista. E quindi ci viene proposta come narrativa ufficiale, una narrativa incontestabile, perché a causa della censura e di future leggi liberticide che già sono in vigore in altri paesi, una narrativa, dicevo, che parla di un virus che viene contestata a livello scientifico, a livello giuridico, a livello politico, a livello di informazioni, in ogni modo, ma che non c'è modo di far vedere questa contestazione sul mainstream, perché il mainstream è schierato, compatto, contro questa contronarrativa. 50 milioni di euro il governo li ha stanziati per abbonire il mainstream. Naturalmente questo è vero ed è ufficiale, perché è in decreto, tutti quanti l'abbiamo visto e l'abbiamo letto, però è venuto il momento che le persone se ne rendano conto che se continuano a seguire questa narrativa del mainstream non vedranno qual è la realtà. Per cui se tu vieni posto di fronte a una mezza realtà, la tua unica scelta è una scelta obbligata. Quindi la dittatura comincia dal pensiero, e poi dopo questo pensiero, che è stato formato con i mezzi di propaganda che sono molto più forti di quelli che c'erano un secolo fa, porta a delle conseguenze che a volte possono essere letali, d'accordo? Mi riferisco naturalmente alle politiche liberticide, alle politiche sanitarie e alle politiche economiche soprattutto. Amodeo aveva previsto la salita di Draghi, aveva previsto anche chi lo avrebbe fatto cadere. Non era difficile prevedere una cosa del genere, visto il curriculum di Draghi. Sappiamo tutti che cos'è il gruppo Bilderberg, sappiamo tutti che cos'è il G30, sappiamo tutti che il gruppo Bilderberg è quello che sceglie delle cose che dovrebbero essere scelte democraticamente, ma non lo so. Dal tuo punto di vista, dove ci porterà Draghi, dove porterà il paese? Se non ci riesce Draghi, ci riuscirà la finta opposizione parlamentare italiana, che è costituita da persone che si nascondono anche loro dietro i social, ma che in piazza non vengono mai, che sono mascherate nonostante le maschere siano incostituzionali, oltre che lesive della salute dell'individuo, e per questo costituzionali. Quindi, a parte qualche proclama, a parte qualche qualche slogan politico, queste persone sono quelle che ci porteranno, secondo me, a un nuovo scatto in avanti della dittatura, con delle leggi liberticide che ancora non sono state emanate, ma che già sono in vigore in altri paesi. Quindi Draghi, secondo me, è un preparatore, non ha il tempo per fare queste cose, perché comunque prima o poi si dovrà votare, e naturalmente la distruzione politica del Movimento 5 Palle e del PD, che ha perso, mi risulta, un punto percentuale in 14 giorni, è quella che gioca a favore di questi due finti oppositori politici, che prenderanno la maggioranza parlamentare e magari riusciranno anche a modificare la Costituzione. Spero che lo facciano, altrimenti noi senza mascherina moriremo tutti.